La bellezza. Uno sguardo, un movimento, un gioco di capelli, liberi, come in estate. Caldo e sole modificano la beauty routine quotidiana e dettano nuovi codici. C'è un grande ritorno al corto destrutturato. I carré e i bob sono sempre molto richiesti. Il mio consiglio è sempre quello di andare a destrutturare quello che è la forma in maniera tale da avere un'acconciatura sempre in movimento. Il biondo la fa sempre da protagonista. Ispirata alla natura e ai colori chiari, una tecnica nata da un'intuizione di Aldo Coppola, talento assoluto fra gli hairstylist, diventata un brevetto nel 2001. Lo Chatouche, un nome suggerito dalla leggerezza delle sciarpe. Lavoriamo con le mani cercando di enfatizzare quello che sono le attaccature e le lunghezze e le punte proprio come fa il mare. Il vantaggio della tecnica è proprio questo effetto che non crea ricrescita e il colore rimane bello nel tempo anche dopo tanti lavaggi e dopo mesi. Una tecnica di schiaritura inimitabile nel segno della naturalezza e dell'estate. Cercando sempre di scegliere i prodotti giusti per evitare di passare da biondo al temutissimo giallo. E poi la protezione dai raggi solari, dall'acqua del mare, dalle sollecitazioni di una vita all'aria aperta. Una linea dal nome evocativo. Amo. Mentre siamo al mare è importante idratarli costantemente. Come facciamo con la pelle? Nella bellezza, interpretata anche dalle guglie assolate del Duomo di Milano, un occhio di riguardo all'ambiente, con una linea dedicata al mare, custodita in una sacca di organza. E come finish, un po' di filtro solare che aiuta a rendere il capello morbido e protetto dai raggi solari.